e benvenuti in questo nuovo video di assaggi di cibi dal mondo! Oggi ho qui un po' di snack americani che volevo provare con voi e vediamo se ci piacciono oppure no! In genere questi snack americani sono tutti molto 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 cicciosi, quindi sono piuttosto curiosa di andare alla ciccia, proprio per dirla nella maniera giusta, alla ciccia di questo argomento e di provarli e di testarli per voi. Mi avete chiesto di dare anche dei voti da 1, vabbè, diciamo da 0, ma da 0 a 10, e quindi questa volta proverò anche a dare delle votazioni. Cominciamo dallo snack number 1, M&M's. Gli M&M's in America si trovano anche in altri gusti, non soltanto nei gusti che ci sono dalle nostre parti. Quindi questa volta ho deciso di prendere un pacchetto ad un gusto diverso dal solito. Io ho preso questi al burro di arachidi, che hanno questa confezione con questo tizio qui degli M&M's col ciuffo fatto proprio di burro di arachidi. E andiamo immediatamente a provarli perché sono molto curiosa. Apriamo la confezione! Il colore di questi M&M's è grosso modo normale, spero che riusciate a vederlo. Ne tiro fuori qualcuno. E voilà. Come faccio? Non so come piegare la mia mano per farmeli vedere, diciamo così. Eccoli qui, eccoli qui. Sono normali, insomma, nell'aspetto, ma andiamo ad assaggiare e vediamo nel sapore. Allora, giudizio su questi M&M's al burro di arachidi. Se mi piacciono gli M&M's, quelli che dentro hanno proprio la nocciolina, questi vi devono piacere per forza, perché sono molto simili. Il sapore è quello, è nocciolina, sono arachidi sempre, lo stesso, solo che mentre lì avete proprio la nocciolina che poi si rompe, qua c'è crema, però è burro di arachidi, quindi è il sapore dell'arachide, non è che ci sia questa grandissima differenza. Sono molto simili. Questi forse sono un pochino più sfiziosetti, ecco. Se vi piacciono gli M&M's, comunque, questi non potranno non piacervi perché sono molto simili e comunque molto, molto goduriosi, devo dire. Voto? Beh, 7. Sicuramente sono buoni. Vale la pena di assaggiarli almeno una volta, se ne avete voglia. Andiamo oltre e veniamo a queste caramelle, che si chiamano Nerds. Sono caramelle per nerd? Non saprei, ora lo proveremo e lo scopriremo. Come sono belline queste confezioni? Si trovano in giro in una varietà di gusti. Io non so neanche queste a che gusto siano, ma le ho scelte perché mi piaceva il colore. E apriamole subito, apriamole, perché sono curiosa di provarle. Poi a me le caramelle che fanno questo rumore piacciono molto. Oh, le stavo aprendo dal punto sbagliato. Credo che si debba semplicemente aprire qua. No, no, sì, no, boh, forse. Da questa parte escono tutte le caramelle di questo colore qui, alla limonata e ciliegia selvatica. Ora le tiriamo fuori. Sono piccole, piccole, piccine, picciò, così. Sono stranissime, perché sono super croccantine quando le mettete in bocca, però poi esce fuori prima un sapore proprio di caramella, insomma non particolare, però poi esce fuori un sapore un po' acido, ecco, da caramella acidella, che a me non dispiace e che però mi lascia un attimo di stupore alle papille gustative. Proviamo immediatamente il lato giallo, che sono riuscita ad aprire nella maniera giusta a quanto pare, forse, e vediamo anche queste caramelline gialle che sensazione mi danno. Eccole qui, mangiamole subito. Sono troppo strane, perché ci sono questi momenti in cui all'inizio le mangiate e sembrano delle normalissime caramelle che non hanno un sapore stravagante, però poi dopo mastica esce fuori questo sapore particolarissimo, molto frizzantino, non frizzantino, non è la parola giusta, però un sapore brioso, che è un po' come un'esplosioncina di gusto
acidello, che me non dispiace, devo dire. Voto 6, 6 per queste caramelle, diciamo che è un voto azzeccato, comunque mi sono piaciute abbastanza. E questa volta, ragazzi, mi sa che ci troviamo in un campo abbastanza tranquillo, nel senso che non verranno fuori proprio delle cose disgustose, almeno spero. Andiamo avanti e vediamo che succede. Ed ora proviamo una barretta al cioccolato, perché le barrette al cioccolato devono sempre essere provate. E questa spero che non mi deluda, perché ha un nome piuttosto suggestivo: Payday, ovvero sì, è il giorno di paga. Quindi quando mangiate questa barretta vi suggeriscono che dovreste sentirvi felici ed eccitati, come quando è il giorno della paga, quindi vi entrano i soldi in tasca e siete contenti. E questa barretta di cioccolata vi dovrebbe far provare delle sensazioni positive. Andiamo subito a provarla e vediamo se a mangiarla mi entrano soldi in tasca. Non credo. Apriamola, apriamola. Gran parte del divertimento è sempre aprire le confezioni. Oh, santo cielo! Oh, santo cielo! Oh mio Dio! Guardate! Sono arachidi! Io mi aspettavo di trovare una barretta di cioccolata, tipo, capito che ci fossero le arachidi, questo lo sapevo, ma coperte di cioccolata, pensavo. E invece sono proprio arachidi che sono inzippate in una specie di cuore centrale di caramello. Che già a vederlo è una cosa chiattissima. Oh mio Dio, non me l'aspettavo. E quindi ora vado subito a mangiarlo. Sono presa di sorpresa da questa barretta Payday. No, buona. No, ragazzi, è veramente buona questa. Sapete cosa? Le arachidi sono salate. Non sono dolci, sono salate. Sono come le arachidi che proprio compriamo come salatini, insomma, nelle confezioni, no? Avete presente? Quindi non hanno un sapore neutro. Però poi, dopo che hai masticato le arachidi salate, esce fuori il cuore di caramello, che ovviamente è molto dolce. Fate vedere che c'è scritto sopra proprio. Sì, è proprio un cuore di caramello. E quindi c'è questa contrapposizione tra il sapore salato e il sapore dolce. Io sono una fan esagerata della contrapposizione dei sapori. Mi piace tantissimo sentire in bocca quando mangio due sapori diversi che si mescolano, salato e dolce. Quindi questa barretta mi piace veramente tanto, ragazzi. Questa è almeno un 8. Ammazza che buona! Andiamo avanti, ce n'è ancora! E ora proviamo questo cioccolato Hershey's, che sembra essere abbastanza famoso, si trova in una varietà di sapori. Io ho preso quello al cookies and cream, quindi biscotto con la panna. Apriamo, assaggiamo subito questa cioccolata. Sapete che io sono una ciocco dipendente e quindi le cose con la cioccolata a me fanno tutte morire. Oh, che carina! Che carina! Ma che carina, ragazzi! Allora, questo è il davanti, sono questi i quadratini con la scritta della marca. Però guardate dietro! Sembra una cosa stracciatellosissima! E ha un odore vaniglioso super super godurioso per i ciccioni come me, ecco. Quindi io ne prendo un pezzettino più piccolino, perché non posso papparmi tutto. Dopo queste cose le devo dividere tra amici e parenti, ovviamente. Non me le mangio tutte io e nemmeno le butto. E quindi andiamo ad assaggiare. Andiamo ad assaggiare questo pezzettino. Pezzettone in realtà. Fa venire in mente un po' il Galak. Però fa venire in mente molto anche latte e biscotti, ragazzi. Ha un sapore molto delicato, devo dire. Sono contenta che non abbia un sapore eccessivamente finto, eccessivamente forte. Però è molto, molto, molto delizioso. Sto dicendo molto deliziosa, ma che senso ha? È veramente deliziosa, ragazzi. Ha un ottimo sapore, devo dire. Sono molto soddisfatta.
andiamo avanti, non perdiamoci in chiacchiere. Stiamo per arrivare alla fine, mancano due cose. Ah, non ho dato un voto però a questa cioccolata qui. 7 se lo merita. Andiamo avanti e passiamo a Baby Root, un'altra barretta molto famosa che ogni volta che vedo mi fa venire in mente i Goonies, il film, lo avete presente? Se siete troppo giovani forse non lo conoscete, però se sapete di cosa sto parlando, ok, andiamo avanti e apriamo la Baby Root. Apriamo questa barretta che penso sia un po' più tradizionale, infatti sì, si presenta un po' all'aspetto vagamente del Lion, più o meno fuori, ed è comunque più tradizionale all'aspetto, potete vedere. E proviamo subito, testiamo. Ragazzi, gli americani sanno come fare gli snack cicciosi e sono un po' fissati col caramello, gli arachidi, il burro di arachidi, cose di questo genere, e gli riesce anche bene però di fare quello che fanno, perché anche questa mi è piaciuta un sacco, perché sono una cicciosa e quindi non poteva non piacermi. Voto 8, dai, 8 anche a questa perché mi piace. Andiamo avanti ed arriviamo all'ultimo snack della giornata di oggi. Si tratta di caramelle, queste forse le conoscete perché si trovano anche dalle nostre parti più facilmente. Sono delle Pop Rocks, sono quelle caramelle che quando le metti in bocca scoppiettano, e queste dovrebbero tingermi anche la lingua di blu. Vediamo un po', prendiamone una confezione e andiamo subito a fare la prova del sapore. Sono ansiosa di provare queste caramelle perché mi ricordano tantissimo l'infanzia, perché quando ero piccola si trovavano un po' dappertutto le caramelle scoppiettose in bocca. Non so dalle vostre parti, fatemelo sapere, lasciatemi un commento qui sotto, fatemelo sapere. Eccole qui. Dentro non sono blu, ma comunque. Non riuscite a sentire il sapore, cioè scusatemi, non riuscite a sentire il rumore, il frizzo? Ho la lingua blu! Allora ragazzi, io parlo ma intanto sento ancora il frizzo dentro la mia bocca e sono blu, sono i denti blu, la lingua blu. Ho diventato tutto blu, sono diventata un puffo! Sapore di queste caramelle, pessimo! Nel senso che non hanno un vero e proprio sapore in realtà, penso siano una scusa per il colorante e per sentire quella frizzantezza in bocca, questo scoppietto insomma, no? Però il sapore non ce l'hanno, infatti fanno un po' schifo da quel punto di vista, però c'è questa sensazione di sbriccio, sbruccio, sbraccio e il colore blu della lingua, che vale la pena insomma, vale la pena per questi motivi di provare queste caramelle strane, assurde, però sono spiacente, devo dargli un 3 come voto, devo dargli un 3 perché il sapore veramente è pessimo. Quindi ricapitolando, quali sono il prodotto migliore e il prodotto peggiore di questa tornata di snack americani? Il prodotto migliore sono senz'altro queste due barrette, la Payday e la Baby Root, deliziose, e il peggiore è questo semplicemente per il sapore, però comunque molto divertente, le caramelle Pop Rocks che fanno esplodere la tua bocca con questi suoni e te la tingono di blu. E va bene streghette e streghette, io per oggi mi fermo qui, ora devo andare a correre la maratona di New York per riuscire a smaltire tutti quanti questi grammi presi. Noi ci vediamo al prossimo video, mi raccomando lasciatemi un commento, condividete questo video sui vostri social network o dovunque vi paia e vi piaccia per far conoscere questo canale, se volete anche aiutarlo a crescere, bla 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 bla. Mettete un piace, il commento ve l'ho già detto, se non siete iscritti iscrivetevi e venite anche su Instagram, su Facebook se vi va. E noi ci vediamo al prossimo video! Ciao! E fatemi sapere se c'è qualche snack in particolare che mi vorreste vedere provare. Ciao!